Prego. Grazie, ma io vorrei cominciare leggendo, per non so, il divertimento, forse più da piangere che da ridere, questa risposta all'interrogazione presentata dal nostro consigliere di circoscrizione Fabio Versace, che chiedeva notizie dello sgombero di uno stabile in Corso Farini. La risposta firmata dal Presidente Durante è: in merito allo sgombero dello stabile di Corso Farini, le forze dell'ordine mi hanno informato di aver fornito agli organi di stampa per le vie brevi tutti gli elementi utili per una miglior comprensione della vicenda. Le informazioni che posso fornire sono quindi le medesime che si possono reperire negli articoli dell'8 novembre 2013. Punto. Fine della risposta. Allora, capite che un presidente che mette per iscritto una risposta del genere e ti dice non solo vai a leggere i giornali, ma dice che lui, che è il responsabile massimo del suo territorio e del decentramento, non sa niente di più di quello che le forze dell'ordine hanno detto ai giornali. Sta dicendo che è inutile sostanzialmente. Quindi questo non crea soltanto un problema di agibilità democratica, come è stato detto, per i consiglieri di opposizione che hanno tutto il diritto di chiedere al loro presidente di circoscrizione delle spiegazioni su quello che sta succedendo nel territorio di cui si devono occupare, ma proprio un senso di inutilità dell'istituzione stessa. E questo non è l'unico episodio, perché altri sono stati citati, tra cui il fatto che si facciano riunioni di conferenza di capigruppo, almeno si siano fatte per diversi anni, senza avere un verbalizzatore, e che non si rispetti nessun tipo di tempo previsto dagli statuti, dai regolamenti, per dare risposta, per dare seguito agli atti presentati dell'opposizione. Questa non è una questione politica, perché non è un problema di rapporti politici tra la maggioranza e l'opposizione, o il fatto che la maggioranza in circoscrizione 7, in conferenza di capigruppo, decida di mettere all'ordine del giorno una cosa piuttosto che un'altra e così via. È un problema di rispetto banale delle regole, che esistono a garanzia di tutti per il funzionamento della circoscrizione stessa. E quindi per questo noi chiediamo alle istituzioni comunque superiori, perché comunque per quanto ci sia un'indipendenza della circoscrizione stessa, c'è comunque un suo inquadramento all'interno della città di Torino, e comunque ci sono appunto delle leggi, delle norme comunque superiori che impongono il rispetto di queste cose, e quindi qualcuno deve poter intervenire, perché comunque questa sì che è una questione politica, perché oltre al rispetto delle regole, al far rispettare le regole, però c'è un tema più generale della volontà della maggioranza che amministra questa città e tutte e 10 le circoscrizioni al proprio interno di parlare con le persone che essa stessa ha scelto e messo a governare le circoscrizioni e convincerle a rispettare le opposizioni e le regole di base, quindi prima ancora che rispettare politicamente le opposizioni, rispettare le regole di base della democrazia. Allora questa sì è una responsabilità politica, ma non è una questione politica che viene posta a livello di circoscrizione, è semplicemente la richiesta banale di far rispettare i regolamenti che ci sono dati. Tra l'altro segnalo che questa cosa a livello meno grave, ma non succede solo in circoscrizione 7, perché anche in circoscrizione 2, anche in altre circoscrizioni ci sono stati diversi problemi a far rispettare il regolamento, con lettere mandate al segretario comunale, con risposte del segretario comunale che dice alla circoscrizione: sì, dovete fare quello che hanno chiesto i consiglieri di opposizione, ma senza sostanzialmente nessun esito. Quindi forse il richiamo la maggioranza potrebbe farlo a tutti i presidenti che ha messo a gestire le circoscrizioni. Però quello che volevo dire è che l'effetto di questa situazione non è soltanto una questione di dialettica interna alle aule tra noi, è che questa, ad esempio, questa risposta che io vi ho letto è stata ripubblicata da diversi siti di notizie cittadine, ha fatto un po' il giro della città, e ovviamente i commenti sotto erano: ma allora cosa servono le circoscrizioni? Ma allora perché paghiamo 2.000 euro al mese un presidente di circoscrizione con i soldi pubblici, paghiamo tutto un meccanismo? Cioè, il rischio è che questa situazione finisca per delegittimare ancora di più le circoscrizioni, che già sono spesso percepite dall'opinione pubblica, dai cittadini, come sostanzialmente un ente inutile, uno spreco di soldi. Allora bisogna provare il fatto che le circoscrizioni servono a qualcosa, perché sennò veramente sull'onda della richiesta poi dal basso si arriverà a chiudere, e noi crediamo che sarebbe un peccato. Quindi se le circoscrizioni funzionassero bene, facessero il loro lavoro, sarebbero un ente molto prezioso per essere vicino al territorio. Certo che se funzionano così, allora forse bisogna farci una riflessione. Grazie.